Amici, guardate in che bel posticino mi trovo questa mattina. Sono ai Campelli, in Albosaggia. In realtà non era la meta prevista per la giornata di oggi, però visto che il tempo è un po' così, alla fine ho deciso di ripiegare sul pizzomeriggio, che comunque è sempre bello andare su. È un po' che non facevo video di un'escursione comunque abbastanza semplice, e quindi oggi è arrivato il turno del pizzomeriggio. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. Something ain't right. Sto salendo già da un'oretta per questi sentierini che tagliano un'eventuale strada che potete fare, questa mulattiera che vedete alle mie spalle, però i sentierini sono più corti, come sempre. Abbastanza ripidi, eh? Poi con l'umidità che c'è in giro oggi sto sudando parecchio. Sono quasi arrivato alle baite della Piada e poi da lì dovrei riuscire a vedere il pizzomeriggio. È tutto in forse oggi perché comunque anche qua le nuvole non scherzano, quindi vediamo man mano andando avanti cosa fare. Bri, cosa ne pensi? A te non interessa, a te basta andare, vero? Dai, basta andare. Andiamo su di qua. Vieni. Without the words, the feelings unheard can still be just as sincere. Meteo non un granché, però manca anche un'ora e dieci stando ai cartelli, quindi mi girano un po' le palle fermarmi qua. Io provo a salire ancora un po', vediamo se riesco a uscire dal bosco. Vediamo se almeno la cima si riesce a vedere. Poi valuterò cosa fare. Però al di là del tempo, che ormai ci siamo abituati perché è un mese che fa così, sono comunque molto felice di essere qua e di godermi questa natura praticamente tutta per me e per Bri. Normalmente qua vi direi su là il meriggio, qua sotto la Val Venina con la diga della Val Venina, bellissima, ma invece non vi faccio vedere niente perché non vedo niente nemmeno io. Quindi iniziamo ad andare giù lì e vedere, poi decidere cosa fare. Beh, meno male che le nuvole si muovono velocemente, quindi adesso si è riaperto questo pezzettino e provo a proseguire. Questo secondo me è il pezzo più bello perché è in cresta e vabbè, ha il suo fascino anche così, anche se non si vede molto. Qua qualcosa sì, però. Dai, in modo alterno qualcosa riesco a vedere, a farvi vedere. Tra l'altro io la croce giù là la vedo, non so voi, ma ormai siamo arrivati. Sei stanca, eh? Bene, allora, i dati sono più o meno due ore scarse, sono a 2332 metri secondo il mio Garmin. Ho fatto 1000 metri di dislivello dai Campelli, però ovviamente mi sono dimenticato di far partire la traccia proprio quando sono scesa la macchina, quindi potranno essere 1100 esagerando, niente di più. Adesso, vabbè, mi sono cambiato perché comunque c'è un po' d'arietta, mangio la mia fettina di pizza e poi vado in giù. Pizza zolle cipolle fatta in casa con vista, perché per fortuna sono fortunato, qualcosa si vede. Comunque i Campelli da dove sono partito sono quelli lì, quella dietro è Sondrio, quel paratone lì sono i Campelli e quella è la sigaretta di un deficiente. Come sempre in descrizione trovate la traccia GPS del giro che ho fatto e vi consiglio di seguirla, specialmente per la parte iniziale, ovvero ai Campelli, per capire qual è la strada da seguire per prendere poi il sentiero che vi porta su. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, così vedete anche cosa combino durante la settimana e quelle escursioni che poi non pubblico su YouTube. E ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video sul canale.